Buongiorno ragazzi, finalmente benvenuti nel video di oggi. Ma no, è iniziato a piovere. Facciamo veloce. Ad ogni modo, avrete già letto tutto dal titolo l'argomento che andremo a trattare oggi. In questo video voglio portarvi la composizione di tre pasti fit, cercando di andare a spendere meno di 2 euro per ogni pasto. Ora che ci penso, in realtà in un Q&A che avevo registrato le volte scorse vi avevo già anticipato una cosa del genere, che vi avrei portato un video di quanto io personalmente spendevo per portare avanti la mia alimentazione. Beh, diciamo che questa può essere una sorta di intro, insomma. Sarà un video che sicuramente registrerò più avanti. Ora però direi una cosa, che prima di andare a cucinare però, farvi vedere appunto come andrò a comporre questi pasti, mi manca la materia prima. Mi sa che è meglio che andiamo a fare la spesa, va? E ci siamo, spesa conclusa, la potete vedere lì dietro, ora direi di avviarci a preparare questi tre semplici pasti. In schermata avrete tutti i dettagli di ogni pasto e della grammatura dei vari alimenti e ovviamente anche il prezzo. Partiamo subito. Bene, vediamo ora molto velocemente di che cosa saranno composti i miei pasti. Allora, spesa innanzitutto pagata 11 euro, ma poco importa perché io poi andrò a utilizzare chiaramente non tutta la confezione del cibo, ma solo una piccola parte. Un pacco di insalata, abbiamo delle uova, bianco d'uovo, una scatoletta di tonno, della carne rossa trita e per finire due mele. Io il riso già lo avevo, mi sono risparmiato perlomeno questo e quello dell'S lunga, un chilo, viene 3 euro. Direi che il primo step da fare sarà cucinare il riso. Purtroppo mi manca ancora il cucinatore di riso. Avete presente il macchinario? Ve l'avevo portato in un mio video precedente. Quindi pentola di acqua, attendiamo un attimino e partiamo subito col primo pasto. Allora, il primo step sarà andare a cucinare la carne trita. In questo caso l'ho pagata 3,20 euro, 352 grammi, ne andrò ad usare metà. Sul fuoco. Mentre c'è la carne che cuoce, ho riempito questo pentolino di acqua, perché andrò a metterci all'interno due uova. Uova sode. E anche con le uova sode ci siamo. In questo caso alla carne non ho aggiunto assolutamente nulla. Se si dovesse attaccare alla pentola vi consiglio magari di versarci dentro un bicchierino di acqua. In questo modo la carne non si asciugherà nemmeno troppo e non risulterà stopposa. Ok, mentre la carne finisce di cucinare e le uova sode pure, andrò a pesare il riso basmati. In questo caso ne andrò a utilizzare 200 grammi, anche perché saranno 100 grammi per il pasto numero 1 e 100 grammi per il pasto numero 2. Qua c'è la mia bilancia, tutte le mie cose. Ecco, sbagliato. Ok. Ok, non ci resta che aspettare che il riso finisca di cucinare per andare a comporre il primo pasto. E eccoci con il primo pasto. Andiamo a mettere la metà del riso che abbiamo cucinato nel piatto. Quindi questi sono 100 grammi. E ci aggiungiamo la nostra carne. Il primo meal è pronto. Ok, passiamo subito, mentre qua le uova ancora stanno andando, alla preparazione del secondo pasto, che in questo caso vede protagonista sempre il riso, ma fonte proteica tonno. Andiamo a scolare il nostro tonnino. Le uova stanno ancora finendo di cuocersi, credo un paio di minuti, e sono pronte anche loro. Ok, andiamo ad ultimare il secondo meal. Quindi qua in questo momento ho l'altra metà di riso non utilizzata prima. Andremo a mettere sopra la nostra scatoletta di tonno e poi in base alle vostre preferenze l'uovo o lo mangiate a parte o lo tagliate sopra. In questo caso preferisco tagliarcelo sopra, così insomma. E anche il secondo meal è pronto. Ebbene, come terzo e ultimo meal avremo protagonisti l'albume, due uova e una nostra mela. Chiaramente cosa andremo a fare? Andremo a fare un omelette. Quindi di bianco direi 150 grammi vanno benissimo. Ci aggiungiamo due uova
Ok, fiamma accesa chiaramente, verso il composto nella padella che andrò a sbattacchiare in modo da far unire il rosso al bianco. La mia intenzione ovviamente è quella di tirare fuori un omelette, vediamo se rientra tra le mie capacità. Ok ragazzi, già metto le mani avanti, non ho idea di come verrà fuori questa omelette. Se si dovesse rompere, distruggere nel momento in cui la vado a girare, perdonatemi, non ci riproverò, quindi che Dio me la mandi buona. Rullo di tamburi, vediamo se Lorenzo Lari Fit è in grado di girare uno. Porca puttana, sapevo, vabbè, è sana. Ok, direi che ci siamo, possiamo andare a impiattare terzo e ultimo meal. Qua abbiamo la mela, giustamente l'insalata l'avevo presa per questo. Andiamo a metterci proprio giusto un ciuffettino per farcirla un pochino e siamo a posto. E anche il terzo meal è pronto. Bene, eccoci. Allora, abbiamo detto che come primo meal abbiamo il riso basmati con la carne rossa, un piatto decisamente completo, non ha bisogno dell'aggiunta di fonti di grassi perché comunque la carne rossa già ne ha di suo, e lo consiglio chiaramente come merenda, snack o semplicemente anche come pasto serale. Il secondo meal invece abbiamo il riso basmati col tonno e un uovo sodo dentro, piatto anche lui molto completo. Purtroppo in questo caso ho dovuto aggiungerci un uovo per boosterare un attimino il quantitativo di grassi nel piatto. Questo pasto qui lo proporrei a pranzo, a cena e perché no anche come spuntino. Veniamo al terzo e ultimo meal. Abbiamo detto la frittata con un po' di insalata sopra e come fonte di carboidrati una mela. Questo è un pasto che vedrei molto molto bene in una colazione salata. Chiaramente ognuno di voi può andarlo a mangiare in qualsiasi orario in base appunto al suo lifestyle. Mi raccomando ragazzi, non sprecate il cibo. È una cosa in cui io in questo periodo ci sto cercando di fare molta molta attenzione, perché mi sto rendendo conto che il cibo veramente non costa poco e non ce lo regalano. Avete qua tre esempi, voi in base alle vostre esigenze, se avete bisogno di andare ad aumentare la fonte proteica, la fonte di carboidrati o semplicemente la fonte di grassi, allora andate ad aggiungere il singolo tipo di elemento, in questo caso più riso o più carne o più tonno o meno riso, insomma come preferite, per crearvi appunto i vostri pasti personalizzati. Con questo video ragazzi semplicemente volevo dimostrare che con poco meno di 2 euro si riescono ad ottenere dei pasti veramente completi, ma soprattutto anche guardando il lato dell'abbondanza, abbondanti. Ora non so se dal video ci si rende conto, ma comunque vi posso garantire che sono porzioni che sfamano. Questi sono solamente 3 idee che mi sono venute in mente molto velocemente. Sono andato a fare la spesa prima, come avete visto, alimenti che avevo in testa che ovviamente non costassero tanto, alimenti base che voi comunque potete andare a modificare come volete, aggiungere o diminuire i vari elementi e gestirvela come più preferite. Detto questo ragazzi, siamo arrivati alla conclusione del video di oggi, spero veramente vi sia piaciuto. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere sempre aggiornamenti ad ogni pubblicazione di un mio nuovo video. In schermata vi lascio il mio social Instagram, mi farebbe molto piacere che voi mi seguiate, anche perché sono attivo veramente 24 ore su 24. Magari se avete qualcosa da chiedermi potete scrivermi pure direttamente lì. Qua sotto nell'area di commenti fatemi sapere se magari volete un altro video del genere o comunque della stessa tipologia. Noi come al solito ci vediamo in un prossimo video.